Bronx oggi. Siamo allo Yankee Stadium, che appunto è qui, è enorme e siamo nella zona più malfamata di New York praticamente, dove ci sono tutti i graffiti, qua ci sono i campi da calcio e da baseball. Siamo nella Little Italy del Bronx. Sono in un mercato italiano nel Bronx. E adesso stiamo andando a prenderci un caffè decente. Io mi proclamo. Io so di Roma e mi proclamo. Allora, il caffè lo fa lui. È un bravo ragazzo, purtroppo è di Roma. Quindi... Non è colpa mia, scusate, mi hanno fatto a Roma. Qui invece fanno i sigari. Oggi comunque, non so se l'ho detto, andiamo a fare il tour dei quartieri, ovvero Bronx, dove sono adesso, Brooklyn, Manhattan l'abbiamo fatta ieri, e Queens. Real Italian Bread. Saremo anche nel Little Italy, ma buongiorno non sanno proprio scriverlo, eh. Buongiorno! Ora sono nel Queens, ovvero nel quartiere un po' più residenziale, vicino a Manhattan, ed è molto molto carino e tipico. E lì in fondo c'è Manhattan. Da qua diciamo che la vista di Manhattan è assolutamente stupenda. E qua siamo nel Queens e quello che vedete è il ponte di Triborough che collega Manhattan al Queens, e praticamente tipo qui è il posto dove hanno tipo girato l'Uomo Ragno e tanti tanti film, perché ci sono le casette quelle classiche americane con la scaletta, ed è molto bello, guardate anche qua. Fantastico, io mi metto a piangere, aiuto. Siamo a Brooklyn e precisamente a Williamsburg, che è il quartiere degli ebrei ultra ortodossi. Praticamente qua vanno in giro con vestiti di nero, con i capelli, la kippa e i ricciolini qua, e cioè, sembra di essere in un'altra città. Tutti sono vestiti proprio da festa, perché tra l'altro qua è anche la loro Pasqua, ovvero il Passover. Dunque è stranissimo. Dumbo, insomma, a Brooklyn. Da qui c'è il meraviglioso panorama con il ponte di Brooklyn e lo skyline di Manhattan. Può forse esistere un posto migliore di questo?
Sinatra, I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Pizza for lunch. Infatti c'è tutto un via vai di gente che entra, Credi? Stiamo per andare a fare una visitina a Trump, dentro la sua Trump Tower, e adesso entriamo. Eccoci nella Trump Tower, dove il lusso è senza freno. Questo è Tiffany di colazione da Tiffany. Questi sono i grandi magazzini dove i protagonisti di Sex and the City andavano a fare shopping. Direi che non erano poveri. Plaza, ovvero l'hotel di Mamma ho perso l'aereo. Cosa fanno tutti questi indiani? Boh. Un matrimonio di indiani, probabilmente miliardari. Sono al MoMA, adesso siamo entrati, c'è un po' di gente. E praticamente la tipa del museo mi ha appena fatto i complimenti per il look, cioè ok, a New York rendiamoci conto, grazie. Per una studentessa di belle arti questo è assolutamente paradiso. Tanta gente in un museo, sarà che oggi è gratis e per quello forse c'è così tanta gente. Sorry. Qui si stanno aspettando Harry Styles per il Saturday Night Live. Stasera anche il papi in un locale bellissimo. A New York fanno bene il gelato a quanto pare, perché ci piace anche al papà. Stanno filmando un film, appunto. Sono andata anche a chiedere alla crew e mi hanno detto anche il titolo, però. Tell me something. Just pretend.